Si consolidano le basi di un processo amministrativo che punta a costruire l'Europa dei popoli e dei diritti. E quindi è molto forte la nostra volontà politica, insieme a tantissimi altri compagni e compagne di viaggio dell'Europa, a costruire una lista europea per il 2019, contro l'Europa delle oligarchie, contro l'Europa dei nuovi fascismi, per l'Europa dei diritti, dei popoli, della solidarietà, della giustizia sociale, dei beni comuni, dell'ambiente, della pace e di un Mediterraneo che non abbia più macchie di sangue così estese. Solidarietà, approfitto di questa domanda, alla città di Barcellona per gli arresti politici inaccettabili che sono stati messi in atto in queste ore. Barcellona, città democratica, città autonoma e città libera. Sono convinto che si possa ritrovare un punto d'incontro democratico, perché non ci può essere questo conflitto in quella parte del cuore della nostra Europa. Bella ho trovato anche l'immagine che ha rilanciato Pablo Iglesias di Podemos, di un incontro tra la sindaca di Barcellona e la sindaca di Madrid. Ecco, la nuova Europa parte dai sindaci e dalle comunità. E anche questo è un punto fondante dell'iniziativa di sabato con l'amico Varoufakis.